Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati a un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare lo Sharkoon Draconia Black, un mouse da gaming di tipo laser. Partiamo subito dalla confezione. Nella parte frontale troviamo il logo del Draconia, il modello di un'immagine illustrativa del mouse stesso, il logo dell'azienda, il logo dei DPI massimi impossibili sul mouse e il logo di Windows 8. Inoltre, tramite un'apertura al libro abbiamo la possibilità di visualizzare il mouse all'interno della confezione. Al lato troviamo alcune specifiche tecniche ed un'immagine di un drago che dà ispirazione al modello di questo mouse. Nel retro della confezione troviamo ulteriori specifiche tecniche in varie lingue, tra cui anche l'italiano, come possiamo vedere. Sono presenti inoltre due immagini illustrative che ci ricordano che è presente uno scroll settabile in quattro direzioni ed dei pesetti che ci permetteranno di aumentare o diminuire la pesantezza del mouse. Nella parte inferiore della confezione troviamo una tabella con le specifiche tecniche del mouse e al lato troviamo il bundle che lo compone. Ai lati troviamo sempre il logo del Draconia, il modello, nella parte sinistra e nella parte destra. Quindi non ci resta che procedere all'unboxing. Un attimo, eccoci qui. Come possiamo vedere, il mouse è ospitato in un blister di plastica. Procediamo ad estrarlo. Ok. Vediamo se tutto il bundle c'è. Perfetto. Quindi il bundle del Draconia si compone da un CD-ROM contenente i driver di installazione del software di gestione del mouse, una sacchetta marchiata con il logo dell'azienda che ci permetterà di trasportarlo agevolmente, magari a qualche lamparty, e mouse fit di ricambio ed il mouse stesso in tutto il suo splendore. Come possiamo vedere, la superficie è molto liscia. Nella parte centrale è presente una superficie con il richiamo alla pelle del drago. È presente inoltre un logo che si illuminerà una volta collegato al computer. Nella parte sinistra sono presenti i classici pulsanti avanti e indietro, una specie di superficie gommata che ci permetterà un maggiore grip durante le sessioni di gioco ed quattro LED che ci indicheranno lo step dei DPI che abbiamo selezionato. Lo scroll, come abbiamo detto, è di tipo cliccabile a quattro direzioni, destra, sinistra, su e giù, e abbiamo la possibilità di settare i DPI tramite questo pulsante che non va ad azionarsi in due movimenti, ma in un singolo, verso l'alto o verso il basso. Nella parte sinistra troviamo un pulsante aggiuntivo ed un'ulteriore superficie gommata che ci consentirà un maggiore grip. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, come possiamo vedere, ed il connettore è il classico placcato in oro. Nella parte inferiore del mouse troviamo invece quattro mouse fit e la possibilità di tramite l'apertura, come possiamo vedere, di aggiungere o di eliminare questi pesetti in modo da alleggerire o aumentare la pesantezza del mouse. Mentre presente al centro del mouse il sensore Avago ADNS 9800 che, di tipo laser, che come abbiamo detto prima ha la possibilità di arrivare fino ad un massimo di 8200 dpi. Per ulteriori dettagli ed immagini vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro portale www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.